Buonasera ragazzi, bentornati in diretta. Questa sera aspettiamo Daniele Cernilli, il nostro Dr. Wine, che si colleghi in diretta sul nostro profilo per parlare di Sangiovese. Quindi abbiamo parlato la scorsa volta della Barbera, abbiamo parlato dei grandi vini di Borgogna, abbiamo parlato dei grandi rossi italiani, insomma sono stati tantissimi gli argomenti che veramente in modo esemplare il nostro Dr. Wine ci ha raccontati e adesso invece parleremo di Sangiovese. E aspettiamo che si colleghi in diretta per inviare la richiesta di partecipazione ed averlo con noi. Vi ricordo intanto che noi siamo sempre attivi con la vendita online, anzi nel dettaglio il sito dell'e-commerce sta per partire, stiamo per comunicarlo sui social, però nel frattempo è possibile fare ordini di vino dal nostro bistrot in posta privata su Instagram e Facebook. Pubblichiamo anche tutti i giorni le nostre offerte, la spedizione è gratuita, quindi mi raccomando, non compriamo, diciamo, in grande distribuzione, ma rivolgiamoci sempre alla nostra enoteca di zona. Sicuramente in ciascuna delle zone in cui abitiamo ci saranno delle enoteche che fanno wine delivery e io personalmente ho abbassato molto molto i prezzi per venire incontro ai nostri clienti, quindi è anche una bella opportunità per stappare delle grandi bottiglie la sera con la propria famiglia durante i propri aperitivi ad un prezzo ottimo. E, il 4 maggio riusciremo a partire proprio con l'asporto dei nostri aperitivi, quindi tapas e degustazione dei nostri aperitivi ve li porteremo a casa, quindi il 4 maggio c'è una sorta di pseudo ripartenza per poi aspettare la vendita al dettaglio invece il 18 maggio e la riapertura del nostro bistrot con tutte le precauzioni e le distanze imposte socialmente dai decreti il 1º giugno, quindi abbiamo sentito insomma ieri quello che ci ha detto il nostro. Vediamo se Daniele si collega. Ci sono delle richieste, eccolo. Vediamo, eccolo qua. Vediamo, vediamo. Ecco, ci Eccolo. senti. Ciao Daniele, come Ciao, stai? Bene, ciao Eleonora. Abbastanza bene. Sempre più bentornato. lunghi. I Eh? capelli sempre più lunghi, la barba sempre più lunga, però Io pure. ancora ce la facciamo. Dai, ancora siamo Una cosa la presentabili. sgarbi. Allora, Daniele, intanto grazie per essere ritornato con me. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti veramente molto belli e ci hanno fatto anche molti complimenti, hanno riascoltato le nostre dirette per tante volte, i nostri follower. E, la Barbera è stata veramente molto molto interessante. E questa sera invece parliamo di un grande vitigno, il Sangiovese, quindi c'è tanto da dire, insomma, eh. Beh, cominciamo a dire che intanto quando si parla di Sangiovese uno gli viene in mente la Toscana, no? Perché il Sangiovese è Toscana, no? Il Brunello, il Certo. Chianti Classico, il Nobile di Montepulciano, anche il Morellino di Scanzano, il Carmignano. Però il Sangiovese non è un vitigno autoctono toscano. Ah, Come bene, vedi. vedi? Il Sangiovese, almeno così dice Attilio Scienza, che è uno dei più grandi studiosi del mondo vite del vino. Probabilmente, anzi quasi certamente, è un vitigno che viene dal sud ed è imparentato con due vitigni meridionali piuttosto famosi. Uno è il Nerello Mascalese, che è il vitigno principe dei vini dell'Etna, ma anche del Fato, no? Quindi di tutta quanta quella zona della Sicilia. L'altro si chiama Gaglioppo e poi si chiama anche, è la stessa roba più o meno, si chiama anche Frappato. Ed è il vitigno del Cirò in Calabria e del Cerasuolo di Vittoria, fondamentalmente, nella zona sud-orientale della Sicilia. Per cui il Sangiovese, se è imparentato con questi due vitigni, quindi hanno una genetica molto, molto vicina, vuol dire che probabilmente viene da lì. Quindi e poi si è diffuso in mezza Italia. Ma non solo in Toscana, perché ad esempio una delle zone più coltivate a Sangiovese è la provincia di Foggia, non lo sa nessuno, ma in provincia di Foggia si fa un sacco di Ma Sangiovese. dai, pensa, provincia Si di fa un Foggia. sacco di Sangiovese in Sicilia, c'è Sangiovese nel Lazio ovviamente, c'è quasi molti rossi del Lazio sono a base Sangiovese, Sì. sui Castelli Romani ad Sì. esempio.
Poi c'è Sangiovese in Umbria, ce n'è molto, tutto Torgiano è Sangiovese fondamentalmente, e c'è Sì, ho Sangiovese sentito un tuo inserto di 2 minuti. sul Rubesco Vigna Sì, bravissimo. Montipio, Torgiano Riserva, che è un Sangiovese. Poi c'è Sangiovese nella zona del Piceno, come Vitigno insieme al Monte Pulciano, il Rosso Piceno è Monte Pulciano e un po' di Sangiovese. Poi c'è Sangiovese nella zona delle Marche del Nord, quindi Paresi, c'è Sangiovese in Romagna, come sanno tutti, Sì. ma anche da qualche altra parte. Pensa che c'è un po' di Sangiovese anche nell'uvaggio della riviera del Garda bresciano, sostanzialmente. Cioè, addirittura un po' di Sangiovese sul Garda, dalla parte bresciana. Accidenti. Quindi, come vedi, il Sangiovese c'è. Molto diffuso. Poi c'è un pochino di Sangiovese nei Colli di Luni, quindi la Valle del Magra, che è in parte in Toscana, ma in parte anche in Liguria. Quindi abbiamo Sangiovese in tante zone d'Italia e la Toscana ovviamente è molto importante per il Sangiovese, molta parte della viticoltura toscana è a base Sangiovese. Io adesso oggi ho un vino a base Sangiovese, questo è un Chianti classico di Fontodoro, Buono. molto buono. Questo poi è 2011, c'avevo in cantina, l'ho aperto per questa diretta e poi ci faccio anche una delle mie pilloline sul Dr. Sì, Wine. sono troppo carine, guarda, veramente ti ci affezioni, poi te la vai a guardare tutti i giorni. Sto cercando di farle anche cercando di usare un linguaggio un pochino diverso, cioè un po' più Sì. semplice, un po' più Sì. immediato, in Sì. modo tale Molto che social. sì, che chiunque possa capire. Poi sono Sì. delle pillole di 1 minuto e mezzo, 2 minuti al massimo, quindi Sì, sono super veloci, sintetiche, però devono riesci essere. veramente a capire subito proprio quello che c'è nel bicchiere, è molto Sì, sintetico. vabbè, ma devono essere così Sì. perché alla fine è questo. Comunque, tornando sul Sangiovese, il Sì. nome, perché si chiama Sangiovese? Non c'è Ah. nessun santo che si chiama Giovese, no? Però c'è Giove, Iuliter Jovis, e sangue Wow. di Jovis, Sangue di che Giove. vuol dire sangue di Giove, probabilmente è una delle possibili origini. Ispirazioni. Poi ce ne sono anche il Monte Giove, c'è anche è un monte che sta praticamente in Umbria, ma in mezzo tra Lazio, la Toscana e l'Umbria. Quindi può darsi che sia anche quello. Però, insomma, il nome è questo. Il nome deriva probabilmente da Sangue di Giove. Poi in Toscana veniva chiamato Sangioveto più che Sangiovese nell'antichità, per cui nell'antichità che vuol dire 2 o 3 secoli fa. Perché poi non stiamo parlando di una tradizione dell'epoca dei Romani, non è un vitigno che arriva da lì, è un vitigno, le prime indicazioni di Sangiovese, i primi nomi saranno, mi pare, nel 500, 500. più o meno, quindi stiamo Ok. parlando di una tradizione. E stiamo parlando anche di un sacco di nomi che poi sono nati localmente e che non hanno messo il Sangiovese in primo piano. Ad esempio, a Monte Pulciano veniva chiamato Prugnolo Gentile, a Esatto, Montalcino veniva chiamato Brunello, perché una volta Brunello era il nome dell'uva, poi è diventato il nome del vino, l'hanno tolto dall'elenco ampelografico e hanno detto: no, no, questo è Sangiovese di Montalcino, ma non è, non lo chiamiamo Brunello, anche perché ok, certo. altrimenti, per le leggi internazionali. Tu puoi difendere il nome dell'origine, ma non puoi difendere il nome dell'uva. Per cui, se fosse rimasto nome dell'uva Brunello, avremmo potuto avere anche il Brunello di altre parti, come Ah, c'è il certo. Sangiovese. Ci sono anche dei Sangiovese in giro per il mondo, cioè il Sangiovese viene coltivato anche in Australia, ci sono dei Sangiovesi in California. Prodotti, beh, devo dirti che alcuni sono anche abbastanza Infatti, sono credibili, buoni, vedi? sono credibili, cioè, sembrano dei vini a base di Sangiovese. Credibile è una bella parola. Sì, cioè, li riconosci come tali, Sì. li riesci a mettere all'interno di questa cosa qui. Certo. Poi un'altra cosa da dire sul Sangiovese è che, come quasi tutti i vitigni tradizionali italiani, autoctoni o meno che siano, non sono dei vitigni unici, ma sono delle famiglie di vitigni, famiglie di uve. E quindi ci sono anche tante sottovarietà, tanti sangiovesi diversi, ci sono dei sangiovesi più colorati, Sì, una grande biodiversità, diciamo. c'è una biodiversità all'interno della famiglia.
no? È come una famiglia di persone che magari ci si somiglia, ma non siamo uguali, no? Certo, sì. Poi ci sono state le cosiddette selezioni massali e selezioni clonali. Che cosa vuol dire? Questo lo hanno fatto prima i francesi con i loro vitigni, ma l'abbiamo fatto anche noi dopo, molto più tardi. Che cos'è la selezione clonale? La selezione Clonale. clonale è una selezione di carattere genetico, cioè io determino qual è la Clone. sottovarietà che mi interessa di più, no? E poi lo diffondo, lo moltiplico, è come se io facessi un vigneto con tutti i gemelli. E quindi i cloni sono gemelli, perché sono geneticamente identici. Ed è la diffusione, appunto, di una particolare pianta che viene replicata e tutti quanti sono. Perché si fanno questi cloni? Perché molto spesso all'interno delle famiglie ci sono anche delle persone un po', no? Le pecore nere in qualche modo, no? Lo Certo. sappiamo. Allora, questo in ambito viticolo sono caratterizzato da alcune malattie che magari non sono, a volte non sono così gravi, però ci sono, si chiamano virosi. E per eliminare queste virosi, allora si seleziona la sottovarietà che non è virosata e poi si replica, Ah, no? ecco, vedi. In modo tale che c'è una, come dire, un'uniformità. E addirittura c'è un'uniformità nella maturazione, c'è un'uniformità nel comportamento delle viti, no? Che sono tutte uguali. Certo, se se ne ammala una, poi si ammalano tutte. Ah, e questa Ma uniformità e prevede quindi anche una sorta di controllo generalista e quindi di maggiore qualità? in un certo senso sì, diciamo che c'è una maggiore affidabilità Affidabilità. del risultato finale. E quindi sai quando devi fare la cimatura, sai quando. Sai che cosa può succedere anche se c'è una diversità di annate, ma più o meno. E poi ogni clone è adatto a un determinato tipo di terreno o di clima. Per Certo. cui un clone che va bene, che ne so, in una zona fredda di Montalcino del Chianti Classico, magari in Maremma non è la cosa più adatta, no? Certo. Perché vuol dire che ha una curva di maturazione probabilmente un po' più veloce, perché in un clima freddo vai a fare la vendemmia più. Normalmente più tardi, perché è un po' più freddo, allora devi avere delle varietà che maturano un po' prima, un po' Sì, più leggevo precoce. poi questo discorso proprio sul libro della Fondazione Banfi di Sì, ecco, Rodolfo Banfi Maralli. allora Banfi Questo. ha fatto, ma come l'ha fatto anche il consorzio del Chianti Classico, il Chianti Classico 2000, ecco, quella è una bellissima Stavo studiando ricerca. questo. Ecco, e proprio Banfi ha fatto che è un'azienda grande di Montalcino, come molti sanno. Ha fatto una selezione clonale e ha fatto anche un bilancio di ecosostenibilità all'interno dei suoi vigneti. Un bel progetto. Banfi ha, mi pare, 700-800 ettari di vigneti, Ah, sì. parlando di un'azienda importante per Sì, Montalcino. certo. Brunello fa anche altri vini, però insomma il Sangiovese è fondamentale. E loro hanno fatto alcuni cloni e che poi hanno anche messo a disposizione di altri produttori. Ma questa è una selezione clonale. La selezione massale cos'è, invece? Tu vedi, è una selezione non genotipica, non genetica, ma fenotipica, cioè di aspetto. Che vuol dire? Tu hai le viti che fanno meglio per il tuo vigneto, quelle che producono la migliore qualità, eccetera, e replichi solo quelle. La fa Pensa. la ricerca di carattere genetico. Questa è la selezione massale. Biondi-Tanti, ad esempio, ha fatto il DBS, che è una selezione massale. Ma tanti vivai fanno sia selezioni clonali che selezioni massali. Ci sono delle sigle strane accanto. Ad esempio, il Sangiovese, tu trovi l'R8, l'R23, l'R24, il T19, no? Che sono tutti quanti, alcune sono selezioni clonali, altre massali. Ecco, questo non lo sapevo. Le fanno i vivai. Pensa. Fanno i vivai. Quindi Interessante. c'è una popolazione di Sangiovesi. Io direi di Sangiovesi, quindi non c'è un'idea sola del Sangiovese, perché ci sono tante sottovarietà e ci sono tanti posti diversi dove si fa. E quindi Incredibile. un conto è un Sangiovese fatto, che ne so, in una zona alta di Radda in Chianti, che ha i terreni più sassosi, magri, fa più freddo, c'è più vento e via discorrendo. Un conto è un Sangiovese di Romagna, magari di una zona medio-bassa della Romagna, che ti viene fuori un vino molto più scuro, molto più
potente dal punto di vista alcolico, no? Certo. Quindi il Sangiovese ha tutte queste sfaccettature. La cosa importante è che a ogni zona corrisponda la sua, le sue, corrispondano le sue caratteristiche. Se io vado a Radda e trovo un Sangiovese scuro come un Cabernet e magari con 15 gradi alcolici, mi pongo dei problemi, no? Mi pongo Certo. delle domande quantomeno. Come hanno fatto a farlo? Sono andati in surmaturazione, ci hanno messo qualcos'altro, non è di lì, no? Certo. Non succede perché poi proprio a Radda sono bravi viticoltori e Certo. ho fatto un esempio, ma Così, avrei certo. potuto dire Panzano, ad esempio, questo il Chianti Classico di Fontodi è prodotto con Sangiovese a Panzano, che è a 25 km a sud di Firenze, 7-8 km a sud di Greve in Chianti, ed è una zona molto particolare perché i vini di Panzano in genere hanno una caratteristica diversa dagli altri, si hanno molto di viola. E quindi Buono. sì, c'è Fontodi, ma ce ne sono tanti altri, c'è Rampolla, ci sono tanti altri produttori, le Cinciole, Panzanello, ci sono tanti produttori a Panzano che fanno degli ottimi vini, vecchie terre di Montefili, insomma ce ne sono diversi, no? Di produttori molto bravi. Adesso io cito a memoria, me ne Certo. scordo tantissimi, Sono molto tanti. forti. Sì, Fontodi è uno di quelli Diciamo più. anche più storiche, anche Poi conosciute. il proprietario di Fontodi, Giovanni Manetti, attualmente è il presidente del consorzio del Chianti Classico, quindi Ah, è un vedi? personaggio, Sì, eh? siamo amici da 30 anni. Sì. Poi ecco, io per esempio al mio bistrò propongo tanto il Chianti, spesso lo metto in mescita, però Chianti devo dire Classico, che sì, questo le è Chianti. diverse. Sì, no, io stai bevendo perché parlavamo del tuo vino, no? È un Chianti Classico. Sì, però ecco, in realtà mi rendo conto che l'utente finale, cioè ti parlo ecco da un punto di vista commerciale, ha sempre un approccio un po' particolare con la parola Chianti ultimamente, soprattutto il ragazzo giovane di 20 Sì, perché non si sa, non si è riusciti a spiegare bene che cos'è. Sai che il Chianti tout court è una zona molto grande all'interno della Toscana, prende 6 o 7 province. Il Chianti classico è il cuore antico della denominazione. Quindi Chianti ce ne sono anche di ottimi. Tu sai che ne so, ci sono delle sottozone di Chianti Sì. come quella di Rufina, Sì. Coglieritini. come quella di Colli Senesi, ci sono dei signori vini, no? Ci sono dei vini fatti molto bene. Che ne so, nella Rufina ci sono produttori come i Marchesi Frescobaldi, come Selvatiana, che fanno veramente dei prodotti molto interessanti. Eccellente, Ma il Chianti classico invece è la parte storica più antica. In genere la parola classico all'interno di una denominazione vuol dire zona più antica e di tradizione come dire, storica, no? certo. Quindi Chianti classico, ma potrei dire Valpolicella classico, ma potrei dire tutto quando tu vedi classico vuol dire generalmente quello. Direi la zona più antica, no? Esatto, vedi? L'Amarone classico e via Sì, discorrendo, no? Tutte questa. queste perché vengono dalla zona di più antica tradizione, di più antica viticoltura. Non necessariamente la migliore, ma quella che ha più tradizione. Allora, la differenza tra Chianti e Chianti classico non passa facilmente nell'immaginario collettivo. La cosa più semplice è che i Chianti classico hanno quasi tutti il gallo nero sul collo della bottiglia, perché è Sì. il simbolo del Chianti classico, mentre il Chianti no, una volta aveva il putto, tanti anni fa, si chiamava Chianti putto e Chianti gallo nero, no? Questo in termini commerciali, perché poi Sì. erano Chianti Rufina, Chianti Tucure e tutte queste cose, e Chianti Classico, che è sempre stato quello definito dal gallo nero. Sì. Pensa che insomma, Storia Classico ci bellissima. sono aziende formidabili, anche molto antiche, Antinori, Rufino, no? Ricasoli, no? Il Castello di Broglio e tanti altri, Corsini, Corti. Pensa che Ricasoli e Corsini erano nobili di grande tradizione. I Ricasoli sono baroni dal Baroni. 900 d.C., sì, ma dal 200 d.C. Madonna, mamma è mia. stato Ottone III di Sassonia che gli ha dato il feudo, capito? Quindi stiamo Che parlando di storicità, 600 anni. mamma mia, Stiamo credibile. parlando di questo. Ecco, e fanno vino da quell'epoca, poi magari non lo chiamavano ancora Chianti a quell'epoca Certo. lì,
Però Però diciamo lo che facevano, certo. lo facevano vino già da quell'epoca lì. Quindi, allora, ti dicevo, Ritornando, ok. Sangiovese lì è fondamentale in tutta quanta la zona del centro della Toscana centrale. Potremmo dire che è veramente la culla nobile, no, del Sangiovese per come lo conosciamo oggi. Poi sono venute fuori altre cose, non che altri posti siano meno tradizionali. La Romagna per il Sangiovese è molto importante e guarda che sulle zone alte, quelle che chiamavano le rocche romagnole, che sono a 500-600 metri di altezza a volte, fanno dei Sangiovesi che sono strepitosi. Sì. Sì, sono dei Sangiovesi molto, molto importanti, che insomma sono Romagna Sangiovese. Adesso ci sono delle altre denominazioni, Colli di Imola, a Modigliana, ad esempio, che è una zona molto particolare, tra Modigliana e Brisighella. Ci sono una serie di posti, poi appena possibile, se qualcuno ha voglia di andarci, sono posti bellissimi. Che Ecco, bello. sono al confine tra le province di Forlì e di Ravenna, quindi Ah, ok. e sui colli, perché a sud della Romagna ci sono gli Appennini, È certo. quindi stiamo parlando di posti dove non fa caldo, ecco. Esatto, certo. E quindi il Sangiovese si esprime con grande finezza, con un po' più di acidità, un po' meno di Esatto. tannino, un po' meno di calore alcolico, e invece più vai giù, più vai verso terreni più argillosi, Certo. più vicini al mare, più hai dei Sangiovesi più potenti. E questa è una regola un po' generalizzata. Però non voglio parlare troppo io, fammi No, del. no, è interessantissimo. Che scherzi, anzi, siamo tutti assolutamente concentrati. Poi magari volevamo, sicuramente adesso sarebbe bello sapere anche l'organolettica, quello che si sente proprio nel bicchiere, no, di un Sangiovese. Anche lì dipende da dove viene, chiaramente. In linea di massima come dire, i profumi. I markers olfattivi del Sangiovese sono l'amarena, quasi sempre, la viola, quasi sempre, la marasca, dicevano, che è una tipologia di ciliegia selvatica, un po' come l'amarena, sono abbastanza simili, il giaggiolo, che è un altro fiore, quindi frutta e fiori soprattutto. Frutto e fiori. In alcune zone È puoi quello, bravo. sentire anche odori, profumi, che ne so, di cuoio, di tabacco, ci possono Ok. essere, ma in genere nelle zone più calde. Ok. Quindi, e poi qualche volta nelle zone particolarmente calde senti anche l'odore di distillato di ciliegia, il kirsch, no? Il Ah, maraschino, sì. queste Sì. che possono avere anche un loro impatto, poi dipende. E poi oltre ai territori, che sono diversi per clima, per suolo, eccetera, ci sono anche le annate diverse. Un conto se l'annata è molto fredda, prendi un 2014 ad esempio, un conto se l'annata è molto calda, prendi un 2017, no? Lo stesso vino può essere Chiaramente. anche molto diverso. Se io prendo un Certo. Chianti classico di Fontodi, visto che è qua, del 14, lo trovo molto più esile, l'acidità Più è più snello. forte, più semplice se vuoi da bere, eccetera. Se trovo un 17, trovo dei tannini più evidenti, trovo un vino con più alcolicità. Trovo un Ok. vino con più colore. Che sai, Quindi il è, colore. diciamo, anche versatile, se vogliamo, Daniele. Ma come tanti vitigni, guarda che per il Nebbiolo è la stessa cosa. Un conto è un Nebbiolo fatto in Valtellina o nel Nord Piemonte, un conto è un Barolo di Serralunga. Certo. Ma la stessa cosa è tutti. Un conto è l'Aglianico fatto nel Falerno, in provincia di Caserta, e un conto è un Taurasi. E pensa, Certo. sono tanto distanti, però uno è sul terreno vulcanico e non tanto distante dal mare. L'altro è su un terreno forse lo stesso vulcanico, ma diverso, ed è all'interno dell'Irpinia, dove fa un freddo Evidente. mica da ridere, cioè non Senti, è. invece i tuoi aneddoti storici, ci sono state tavole di degustazione con i produttori, magari nelle casate, Ma sai, chissà, insomma. ci sono stati due personaggi che avevano a che fare molto con la Toscana, con il Chianti Classico, però non è che amassero tanto il Sangiovese. Ma dai. Sì.
Uno era Alceo di Napoli Rampolla, il principe Alceo di Napoli Rampolla, proprietario del castello di Rampolla che ci ha lasciato molti anni fa. Adesso è un'azienda biodinamica molto, molto rigorosa molto, e sta a Panzano, stava a Panzano. E lui diceva sempre che il Sangiovese per lui non era un grande vitigno, tant'è vero che la sua vigna, la vigna di Alceo, è quasi tutto Cabernet. E l'altro era Giacomo Takis. Ah, Giacomo certo. Takis, che di Sangiovese ne ha fatto tanto, lo conosceva bene, ma non era un grande supporter del Sangiovese. E diceva sempre, sì, Sangiovese è grande vitigno, soprattutto se lo aiuti con un po' di Cabernet o di Ma Merlot. dai, Agnello, fantastico. quello. Vabbè, Agnello è quella roba lì. certo. Però c'è da dire che c'è anche una ragione per questo, perché a quell'epoca, e stiamo parlando degli anni 80, 70, 80, i sangiovesi che c'erano, diciamo la popolazione delle uve, dei vitigni, delle viti, che non esprimevano sempre una grande qualità perché non avevano fatto nessuna selezione. Il tipo di viticoltura era una viticoltura più produttiva, c'erano i mezzadri che volevano insomma fare quantità e non semplicemente qualità. Oggi il sangiovese è tutt'altra cosa. Se tu ci sono dei grandissimi vini da uve Sangiovese che probabilmente a quell'epoca lì non c'era, oggi probabilmente, e negli ultimi anni della sua vita Takis aveva abbastanza cambiato idea, però tutto dipendeva da quello che Certo. dipendeva da che cosa c'era nelle vigne, E no? certo. E invece di assaggi che ti sono rimasti impressi, di annate storiche. Io ho fatto, che ne so, a Montalcino ci sono dei grandissimi Brunello di Montalcino che sono a base di Sangiovese, però non sono semplicemente Sangiovese, sono Brunello di Montalcino. Non che non sia Sangiovese, definire Sangiovese un Brunello di Montalcino a me mi suona strano. Ti fa strano. Te l'ho raccontato cosa mi disse la Madame la Lubies de Roy della Domaine della Romanée Conti. Oddio, no, questa non me la ricordo, dimmi. Io gli feci un'intervista, lei era una delle più grandi produttrici di Borgogna, no? All'epoca lei era la presidente della Domaine della Romanée Conti e attualmente è avanti con l'età, ma è ancora la proprietaria della Maison Leroy, cioè Ah, stiamo beh, insomma. parlando dei Rolls-Royce del vino, Mamma tanto mia. per dire. Ecco, Una signora così, diciamo. allora io gli feci una domanda dicendo, signora, lei che è una delle più grandi interpreti di Pinot Noir, no? Perché Sì. beh, lui dice, guardi che c'è un equivoco. Dice, perché? Ma il Pinot Noir lo fanno in Oregon, lo fanno qui in Alto Adige da voi. No. Io faccio la Tâche Romanée Conti a Richemont, Ah, ho capito. li faccio con il Pinot Noir, ma c'è una bella differenza. Ho capito. Capito? Ho capito Quindi, bene quello che vuoi dire. ecco, quindi il Brunello di Montalcino è il Brunello di Montalcino, ma anche come Chianti Classico, ma anche come il Nobile di Montepulciano, come il Torgiano e via discorrendo. Sono denominazioni di territori, prima Certo. di tutto. Poi si fanno con il Sangiovese, per carità, ed è importantissimo che si facciano con il Sangiovese, ma non sono semplicemente dei Sangiovese, Ho no? capito quello che vuoi dire, certo, assolutamente. Sono un incrocio tra Sangiovese, territorio, clima, unicità dell'espressione. E poi all'interno delle varie denominazioni tu hai tutte le varianti possibili e immaginabili. Certo. Anche a Montalcino, che è relativamente piccolo, come o a Montepulciano, tu hai, che ne so, un conto è Cervognano, un conto è Valiano a Montepulciano, fai conto, no? Sono Certo. due zone differenti. Un conto è la zona dei greppi a Montalcino, che è una zona fredda. Un conto è la zona di Argiano o di Camigliano, che sono forse le zone più calde che abbiamo nell'ambito del Brunello di Montalcino. La stessa cosa nel Chianti Classico. Un conto sono le zone di Castelnuovo Bernardenga, dove si fa il Fontalloro, il Rancia, di Felsina, ad esempio, che Sì. sono che hanno una certa potenza. E un conto è Panzano o Erradda, no? Che sono delle zone più fresche, quindi pensa che Fontori e Felsina hanno lo stesso enologo che si chiama Franco Bernabei, che probabilmente tu avrai conosciuto, Sì. Che no? Ecco, hanno lo è il papà stesso. di Marco? No. Sì. Ah, ok. Ecco, lui è l'enologo storico di Fontori e di Felsina. Bene, i produttori sono grandi amici perché Giuseppe Mazzocolin, anche suo nipote Poggiali e Giovanni Vanetti sono amici da una vita.
hanno lo stesso fornitore di botti, hanno Dai. un'agricoltura Penso. tutto sommato qualitativa entrambi. Se tu senti un Chianti classico Arancia e un Chianti classico che ne so, Vigna Sono del diversi, sono Sonsogno, diversi, sono due cose diversi. completamente diverse. Pazzesco. Uno è Arancia, è sulla sabbia, in una zona siccitosa, calda e non tanto alta. L'altro è in una zona invece con il galestro, quindi con terreni calcareo argillosi, in una zona più elevata dal punto di vista altimetrico, è più fresca. Quindi hai due persone diverse. Magari qualche Incredibile. cosa in comune ce l'hanno, ma è come se tu avessi uno con due fratelli, uno più longilineo e l'altro È invece uno un po' più cicciotto, o più certo. muscoloso, diciamo. Certo, sì, è incredibile. Magari si somigliano, ma sono diversi, no? Sì, è incredibile. E senti, invece Daniele, no, ritorniamo sulle annate storiche, perché a me piacciono tanto i tuoi racconti. Mi dicevi del Brunello, quindi dov'eri? Beh, una volta, quando ancora stavo al Gambero Rosso, organizzammo una verticale all'epoca alla città del Busto, che era vicino Ah, a Fonte Marconi. Enrico Fermi. No, sì. Sì, arrivi a Enrico Fermi, sì, lì, che adesso l'hanno sfondata, non c'è più Mamma niente, mia. per farci qualche altra cosa. Beh, ti dicevo, venne Franco Biondisanti. Franco Biondisanti e facevo una verticale, io e lui, io gli facevo da ragazzo di bottega sostanzialmente, no? E abbiamo fatto una verticale dal Brunello Riserva 45 del Mamma mia. 1945 Mamma fino mia. all'ultimo, che era il 2004, se non sbaglio, che aveva tirato fuori da poco tempo, e c'erano 50-60 persone. Lui aveva portato le bottiglie. Pensa che con due bottiglie abbiamo dovuto fare 50 persone, perché lui più di due non te ne dà. Mamma mia, un ditino. Quindi un ditino per tutti quanti. Ma c'erano 12 annate, una cosa del genere, da sentire. Beh, quella è stata una delle degustazioni più incredibili che io abbia fatto in vita mia, perché ti assicuro che il 45 era molto buono, ma il 55 era una cosa da perdere la testa. E sembrava molto più giovane di quello, Addirittura, è no? incredibile. Sembrava un vino, che ne so, di 15 anni, non di 60 anni, insomma, di 50 anni come ce n'aveva a quell'epoca, no? Quindi stiamo parlando di cose veramente straordinarie. Straordinarie. Ovviamente costavano un occhio della testa, e se non ci fosse stato lui che metteva a disposizione le bottiglie, Non si... avrei potuto assaggiarli. È impossibile, certo. Sono cose che forse capitano poche volte nella vita. Ecco, e poi siccome era stato molto contento della degustazione, mi regalò una bottiglia di riserva del 64. Ah, wow. Perché io dice: cosa posso fare per lei? Ci trovavamo del lei, ovviamente. Lui era del 22, Franco Biondisanti, quindi poteva essere mio padre. Ci trovavamo del lei. E lui voleva fare qualcosa per me. E io gli raccontai la storia di mia madre che mi. Quella me l'ha Della raccontata, che ci ha e cucinato. allora, visto che Questa lei la quella sapevo. cosa lì non ha potuto bere quella bottiglia, eccetera, io gliela ridò. Ma che carino, mamma mia, che uomo. Gran signore. Che nobiluomo, incredibile. E senti, Daniele, invece, vabbè, parliamo chiaramente di Biondisanti, una delle aziende più rappresentative e storiche. Altre aziende, se vogliamo parlarne, che hanno proprio fatto, scritto la storia. Beh, di Ricasoli ne abbiamo parlato, ovviamente. Antinori è un'altra azienda. Tenori. Poi Antinori è un'azienda enorme, però è un'azienda enorme che ha delle punte qualitative assolute, perché tu pensa al Tignanello, al Solaia, Badia Passignano, sono dei vini meravigliosi, alcuni con il Sangiovese in purezza, altri con altri vitigni, ma insomma sono dei vini, fanno dei vini strepitosi, come Ci diceva. dicono Poi Manetti, Simone Righi. sono i piccoli produttori, ci sono altri Esatto. piccoli produttori che sono leggendari. No? Sono leggendari. C'è stato Cerbaiona, ad esempio, nella zona del Brunello di Montalcino. C'è ancora il mio amico Giulio Salvioni, c'è Non la Gianni conosco. Neri, che è Casanova di Neri, che fa un vino più moderno, Questo, se sì. vogliamo, ma sono comunque buonissimi. C'è stato il povero Gianfranco Soldera, Case Basse a Montalcino, che ha fatto anche dei vini.
secondo me non sempre, ma molto spesso dei vini straordinari. Poi a lui non si poteva dire perché si arrabbiava come una furia. Quindi non aveva, a proposito dei caratteri. Sì, eh. Sì, perché poi erano un po' tutti personaggi un po' particolari, diciamo. A Montepulciano c'è De Ferrari Corradi, c'è Contucci, più recentemente Poliziano che fanno dei nobili di Montepulciano di grandissimo livello. C'è stato Avignonesi, c'è tuttora, però ha cambiato proprietà. Quindi, in Chianti Classico lo abbiamo detto. Poi ci sono anche altre zone, la Rufina, e ti dicevo Frescobaldi, ma Selvapiana, Giuntini di Selvapiana, che ha sempre fatto dei vini interessantissimi. Selva Piana. Sempre Bernabei, l'enologo. E poi ci sono alcuni piccoli produttori o medio piccoli, perché hanno fatto un po' la storia recente abbiamo parlato di Fontori di Felsina, potrei parlarti, che ne Ah. so, Castellare, di Volpaia, Castellare. potrei parlarti di tanti produttori che hanno fatto dei signori vini, del Castello di Ama, no? Mamma mia, I che classici. buono. No, il Bella Vista lo fanno dal 78, se non Ah, sbaglio, accidenti. il vigneto Ti Bella Vista. chiedono, Daniele, secondo te qual è il miglior Sangiovese al momento? Ragazzi. È difficile dirlo. Daniele, questo ragazzo si chiama Daniele, sì. È difficile dirlo. Dipende cosa ti piace, sostanzialmente, no? Come pensi? Secondo me sono quelli che rappresentano bene la loro zona. Quindi possono essere anche diversi tra di loro. Ci sono Questa è una risposta molto Debole di interessante. Scanzano, ad esempio, che sono molto, molto interessanti, delle Certo. riserve di Scanzano, che sono molto interessanti, ma sono dei vini maremmani, quindi con un altro tipo di profilo, no? Rispetto ad altre zone. Secondo me, il Vigna Monticchio di Lungarotti, che è un Sangiovese, ma è un Torgiano Riserva, Umbro, quindi è una delle più grandi espressioni di quel vitigno. Ed è assolutamente straordinario, non costa neanche così tanto, sai. Ah, ecco, vedi, sì, perché poi c'è tutta la parte dei prezzi. Ci dice nuova stella del Chianti Carleone, che ne pensate? Carleone, tenuta di Carleone, Sean O'Callaghan, è un vecchio amico. Lui ha lavorato da Riecine per tanti anni, era il braccio destro di John Dunkley. E lavorava e adesso Carleone fa un vino ecosostenibile con delle tecniche tra virgolette naturali, potremmo dire, molto interessante. È di Rapa, di Carleone. È un vino molto interessante, molto Bene, particolare, però molto molto interessante. Ma il interessante. colore Ah. non troppo scuro, anzi piuttosto chiaro. Ok. È un vino di altezza, è un vino come cattante con Io non lo conosco questo, per esempio. Poi ci dicono testa proprio. matta e pergole. Ma Testa Matta è un'altra cosa. Testa Matta è un vino della zona di Fiesole, Bibi Graitz. Pergole Torte, le Pergole Infatti. Torte era Sergio Manetti, adesso è Martino Manetti, è un'altra di quelle storiche aziende che hanno fatto del Sangiovese un grande vino, indubbiamente. Sergio Manetti era un uomo di grande cultura, di grande. Pensa che era un industriale di Prato che si innamorò del vino e negli anni 70 fece il Montevertine, che è l'azienda. Sì, che E Montevertine, vini. il suo primo vino fu Pergole Torte, uno dei primi vini Pergole Torte. E lui uscì dal consorzio del Chianti Classico e dalla denominazione Chianti Classico perché non era d'accordo con una serie di cose e siccome anche lui aveva un caratterino mica da ridere. Insomma, se ne andò via sbattendo la porta e uscì e non fece mai più un Chianti Classico. Oh, mamma mia. E ancora oggi da Montevertine, che è a Radda, quindi una zona nobilissima, è vicino a Volpaia, Montevertine, vicino ad Albola. Pensa. Ecco, lui non ha più voluto fare e Martino ha continuato così, insomma. Fattoria di Lamole? La Beh, Mole? Fattoria di Lamole è un La altro. Mole. Con l'azienda, lui è persona fantastica. Socci, Vedi, ne conoscono i nostri follower. sì, si chiama Socci lui, ed è una famiglia proprio di Lamole. Lamole è una zona in comune di Greve in Chianti, ma proprio nel confine orientale, è quasi più vicino a Radda che a Greve, no? Ed è sicuramente L'azienda. una delle zone più interessanti. Vini un po' tannici a volte, un po' scorrosetti perché è in alto. E poi loro hanno mantenuto in qualche luogo l'antica coltivazione ad alberello,
non hanno il filare, alcuni insomma, altri sì, ma insomma, non hanno, alcuni non hanno il filare classico, ma hanno l'alberello di Lamole che era la coltivazione antica. Ah, pensa. Allora, il Vigna del Poggio di Monsanto, un altro grande importante, Fabrizio Bianchi, un castello di Monsanto è un'altra delle, come anche Paolo De Marchi di Isole Olena, che è il suo vicino di casa praticamente. Sono tra Barberino e Valdelsa, quelle zone lì. Abbiamo citate circa già un centinaio, Eh sono beh, tantissime, sono mamma mia. veramente Tante, una zona piena. bravissimi. Ma potrei fare lo stesso anche con altre zone, ma il Certo, ora perché stiamo parlando di questo. pensa che quest'anno, prima che succedesse questo gran casino, alle anteprime del Chianti Classico hanno nominato me e Jens Prive, che è un famoso giornalista e scrittore Sì. tedesco, ambasciatori onorari del Chianti Classico. Dai, che Quindi io sono bello! l'ambasciatore onorario del Chianti Classico. Complimenti. E pensa che nella mia vita, dal 1989 a quest'anno, io sono andato tutti gli anni al Consorzio del Chianti Classico e me li sono assaggiati tutti. Tutti, Tutti. Madonna. Quindi ne ho assaggiati Una circa, puntata sul Chianti ecco, Classico, diciamo. circa 12.000 Chianti Classico. Oh, mamma. 12.000 più o meno. Madonna. Ecco, E il un'azienda che bello è che poi tu te li ricordi un'azienda tutti, che è quello il bello. vorrei citare perché è un'azienda grande, anche che fa dei vini anche un po' da battaglia a volte, ma fa delle riserve strepitose, è Ruffino. Pensa che il Chianti Riserva Ducale Oro di Ruffino è uno dei Chianti Classico imbottigliati più antichi che ci sono. Accidenti. Credo che ci siano ancora delle bottiglie degli anni 20 addirittura, tu puoi Mamma immaginare. mia, E addirittura. anche, ecco, in quasi tutti i grandi ristoranti del mondo, in tutti i posti del mondo, se c'è un vino italiano, quasi sempre è quello lì. Puoi immaginare, adesso Quindi una storicità anche incredibile. Classicaia, ovviamente. Però il Chianti Classico Riserva Ducale Oro di Ruffino io l'ho trovato quasi sempre dappertutto. Era in... Pazzesco. Cioè, bottiglie pure sopravvissute ai bombardamenti in cantina, mi fanno pensare veramente, hanno sopravvissuto, Probabilmente sì. superato le guerre, che meraviglia. Insomma, Ruffino è un'azienda che esiste dall'inizio del Novecento, quindi Sì. puoi immaginare, no? Senti, invece parlando di Ecco, abbinamenti. il signor Simo Righi, 74, parla di Monte Cucco. Ecco, Monte Cucco, che è a sud di Montalcino, ma è in Sì. provincia di Grosseto, è una delle nuove frontiere del Sangiovese. E ci sono dei Montecucco Sangiovese di OCG che sono veramente buoni. Bene. Colle Massari, ad esempio, Sì, il conosco. Lombrico di Colle Massari, che è un Montecucco Sangiovese. Ma ci Ah, sono vedi. che stanno Sarà andando. interessante assaggiarli. Sì, ed è un vino molto particolare perché è maremmano, ma non come il Morellino, cioè, il Morellino è più dolce certe volte, Vedi? mentre il Montecucco somiglia quasi più a un Brunello. Sì, qui ci parlano anche di annate, 86-88 di Castello di Ama, sono rimasta senza parole. Beh, loro parlavano della casuccia. La casuccia del Castello di Ama ha un po' di Merlot dentro, quindi non è una cosa. Mazza, che occhio che hai, Daniele, ti leggi tutti i commenti, bravo, io non ci vedo. Perché io ho gli occhiali da lettura. Ah, ecco, io sono cieca. Già a 5 metri non vedo più un accidente. Ah, ecco, bene. No, però quello che ti volevo dire, il Chianti non è una zona dove il Sangiovese è stato utilizzato in purezza. Sono cose più recenti. Il Chianti Ok. Classico è sempre stato un uvaggio, con il Sangiovese in grande prevalenza, ma con il Canaiolo, il Colorino, Sì. quante volte il Pugnitello, insomma, queste varietà qui. In più, negli anni 90, soprattutto 80 e 90, ci sono stati anche dei tagli e degli uvaggi con dei vitigni internazionali, Merlot, Cabernet Grasso, in piccole quantità. E alcuni Super Tuscan avevano dentro, che non sono Chianti Classico ovviamente, sono Toscana IGT quasi tutti, avevano Avevano delle componenti di esatto. Cabernet e di Merlot molto più importanti. A volte erano solo Merlot, la parita di Ama è solo Merlot. Il Vigna di Alceo di Castello di Grampolla è Cabernet per l'80%, il Sangiovese, vedi, il Solaia, la stessa storia, e via discorrendo. Vedi. Un'altra grande interprete, se vogliamo parlare di Sangiovesi invece più possenti, Castelli in Villa, Coralia Pignatelli della Leonessa, che è una bravissima produttrice, no? Sì, eh? Di Chianti Classico a Castelnuovo Bernardengo.
Vedi? E senti, invece parlando proprio di abbinamenti, che tu sei maestro anche in questo. Lì dipende anche lì dalla tipologia. In genere i vini più giovani vanno con piatti meno cotti. Se tu devi fare una grigliata, una bistecca alla griglia, una T-bone steak, una fiorentina, eccetera, eccetera, al sangue, beh, hai bisogno di acidità soprattutto, perché il grasso si scioglie, quindi hai acidità intrinseca e come ti dicono i corsi dell'AIDS, quando hai acidità intrinseca, hai Intrinseca. bisogno sì, grasso intrinseco, no? Hai Sì. bisogno di acidità. Sì. Quindi un Chianti classico giovane, un rosso di Montalcino, un rosso di Montepulciano, un Morellino di Scanzano, con le grigliate, Ok, no? Se tu perfetto. fai i piatti più cotti con dei ragù, delle salse, eccetera, allora vanno bene dei vini più invecchiati, più tannici. Perché quando hai grasso aggiunto hai bisogno di tannino per riuscire a bilanciare questa Certo. grassosità del piatto, Certo. dice nei sacri testi. Bene. E quindi questo è. Non so se abbiamo Bene. fatto già un'ora, ma Tra qualche minuto, infatti non voglio che cada, adesso stasera ti avverto quando sta per cadere. Senti, ecco. invece parlando di musica, che tu ci parli sempre di musica, se dovessi parlare di un grande artista, di un grande musicista, a chi penseresti per questo Sangiovese? Ma sai, beh, è un po' difficile. Di certo, un Brunello di Montalcino è un vino un po' più austero, o una grande riserva, una gran selezione. Adesso c'è la gran selezione di Chianti Classico, che sarebbe il top del top, no? O una riserva di vino nobile di Montepulciano. Sicuramente sono dei vini un pochino più austeri, magari non ci metterei un rock and roll. Ecco. Ok. Ci metterei una musica un po' più compassata, no? Una musica un pochino più armonica, se vogliamo. Ok. Mentre su un vino giovane magari anche una musica un po' più fast, come si suol dire. Ma Sì. io un grande Brunello, un grande Chianti Classico, gran selezione, lo vedrei con un grande pezzo di jazz, un grande Jazz. orchestra di jazz, perché poi, che ne so, Duke Ellington, no? Bello. Queste cose qui, Count Basie, Bene. penso a queste cose qui, perché? Perché la complessità va bene con i suoni di diversi strumenti, no? Ah, Come se tu ok. sentissi diversi strumenti. Se tu Certo. hai un vino molto deciso, ecco, Tenuta Carleone, ad esempio, un Chianti Classico molto deciso, è un po' rock, no? Da un certo punto di vista. E quindi va bene anche un Bene. pezzo di rock and roll. Questo è un abbinamento divertente da fare, eh? Mentre si beve, si può mettere una bella playlist su Spotify. Ti devo far conoscere il mio grande amico Silvano Prompicai, che è il mitico Prompi, che è un grandissimo appassionato oltre a essere un grande assaggiatore di vini, Divino. è anche uno strepitoso conoscitore di musica rock e di musica in genere, quindi. Ah, bene. Vedi che bello. Molti appassionati di musica sono sempre appassionati di vino, poi, è incredibile. Ah beh, ma certo, È un ma non binomio, un soltanto di matrimonio musica d'amore. classica, non soltanto di musica classica. La musica classica è bellissima, figuriamoci, ci sono dei grandissimi pezzi, figuriamoci, la musica colta. Però anche di musica popolare, il jazz anche è una musica popolare, raffinata ma popolare. Bene. E nasce così, il blues, no? E queste cose qua. Che volevo dirti, vogliamo stabilire la prossima diretta, Sì. secondo Che me la faremo, su che cosa la facciamo? dici, Daniele? Proponilo tu, no, io poi. Allora, di che vogliamo parlare? A parte che mi farebbe piacere che anche tutti i ragazzi che ci seguono ci possono anche dare delle indicazioni e insomma fare anche delle proposte, perché già non ce le stanno dando. Abbiamo parlato di Sangiovese, abbiamo parlato di, fammi Abbiamo pensare, parlato dell'Italia centrale, Italia fondamentalmente. centrale. Allora, o sud o nord-est, o Sicilia, se vuoi, la Io Sicilia. per il mio amore per il sud andrei in Sicilia. Allora, facciamo una cosa sulla Sicilia, così ti racconto tutta la Sicilia, perché la Sicilia è un continente Che tascabile. bello, io l'amo follemente. Sicilia è un continente tascabile, tu pensa che in Sicilia hai vigneti a 1.000 metri sull'Etna dove fa un freddo cane e poi c'è un cato passito di Pantelleria. Ma non è una magia, è una magia. Sembrano Miracolo. due vini prodotti in due emisferi diversi e invece no, e Ci invece dicono pure Valpolicella, Sardegna, la Valpolicella Cannonà, tutto. è molto importante, però come dire, è molto è in una zona Coglio. specifica. Il Collio è nord-est, ma il Collio è il Friuli dei grandi vini bianchi, che sono dei vini bianchi avvolgenti, possenti, no? I vini del Collio sono dei Sì. vini
Pensa che il Collio è vero che è al 46esimo parallelo nord, Udine sul 46esimo parallelo, però sei fino al mare, perché il mare non è tanto distante. E il Golfo di Trieste, esattamente Monfalcone, che si chiama il Golfo di Panzano, pensa, è il punto più a nord di tutto il bacino del Mediterraneo. Dai, pensa. Ed è esposto ai venti di nord-est, per cui Ma tu c'hai dai. una zona mediterranea ma anche nordica. Anche Incredibile. fredda, con escursioni termiche, cose Vedi? assolutamente Ragazzi, splendide. mi è venuta un'idea. Allora, io adesso lancio un sondaggio, lo condivido anche con la pagina di Dr. Wine, scrivo una serie di temi e di regioni e poi vincerà, il sondaggio in base alla vostra. Facciamo una sorta di corso, come dire, improprio, no? Beh, Che non è un corso. no, le dirette durano 24 ore, quindi ahimè, diciamo che sarà un po' più. 24 ore non gliela faccio, sono anziano ormai. Oddio, poverino, no. Va bene, dai, allora facciamo così. La prossima sulla Sicilia, ci stai? Va bene, alla prossima Adesso proviamo. decidiamo pure la data, ragazzi. Va bene? Va Vi bene, faccio poi tu sapere a fai breve. sapere. Va bene? Grazie a tutti per Ciao. l'attenzione, Grazie a eh? tutte le persone che ci seguono, che sono tantissime, e sono contenta che questa accoppiata sia piaciuta, mia e di Daniele. La bella e la bestia. Ma va. Ciao, Ciao Daniele, buona serata ragazzi, a buona tutti, buon serata. aperitivo. Ciao, Ciao ciao. ciao.